Allora, stasera cominceremo a vedere l'introduzione a una serie di video che avranno come argomento un po' un discorso di analisi storica, però nel contesto precristiano, cioè andremo un po' a vedere nelle prossime settimane andremo un po' a vedere comunque la condizione della donna, soprattutto presso i greci, e poi comunque magari se mi avanza un po' così di tempo, magari lo vedremo anche nel contesto italico. Io tra l'altro ho noleggiato veramente praticamente quasi l'intero scaffale di libri del settore della sociologia, e ho preso comunque anche delle cose, delle analisi, diciamo, moderne alla condizione della vita, alle condizioni della vita delle donne, nei contesti islamici. Però non lo so, francamente, se li vedremo per video, nel senso, mi piacerebbe comunque trattare anche quell'argomento, però appunto poi non vorrei che di ricevere, cioè non vorrei che poi fosse occasione di ricevere sempre i soliti commenti, diciamo, che io giudico stupidi, ecco, cioè delle difese a questo o quel diktat islamico, perché siccome la gente già difende il cristianesimo, c'è anche sempre gente che comunque difende anche l'islam, quindi francamente non lo so se le vedremo, nel senso io in genere queste cose poi le analizzo, diciamo che questi argomenti meno popolari, diciamo così, in genere li analizzo per scritto, però comunque se vi interessa potrò comunque, magari leggeremo comunque qualcosa. Ho poi noleggiato tutti i libri per quanto riguarda la condizione femminile nella storia, adesso ve li faccio vedere. Tra l'altro poi ho noleggiato anche questo orribile libro di Costanza Miriano, Sposatesi di sottomessa. Perché in realtà mi piacerebbe confutarlo, cioè mi piacerebbe leggervi questo, quella paginetta. Tra l'altro è scritto davvero molto male, veramente. Difatti ero un po' così, nel senso che in realtà sono convinta che questi libri si confutino da solo. Perché effettivamente tra l'altro è scritto anche proprio male da un punto di vista proprio di sintassi, eh. Però magari si avanzerà comunque del tempo, diciamo che confuterò anche questo libro, nel senso che, visto che appunto questa autrice tra l'altro vende anche parecchio e è sponsorizzata ovviamente dai poteri forti, ovvero da tutti i settori cristiani, magari comunque avremo comunque occasione di leggere le sue Deficientate su San Paolo e di confutarle. Tra l'altro poi Costanza Meriano è talmente tanto cristiana che sul suo blog non c'è mai una volta una che riporti i veri pensieri poi dei padri della Chiesa, tanto per dire. Poi ho rinoleggiato questo libro qui che avevo letto parecchi mesi fa, che era abbastanza piaciuto. Mi ricordo che c'era stata una commentatrice che mi aveva chiesto di fare qualche altra videolettura, quindi magari vedremo anche questo. E poi, ecco, ho preso anche questo, è uno studio, diciamo, filosofico, anche etico, che comunque ha a che fare con questo discorso delle differenze tra maschi e femmine, e anche e soprattutto dei diversi punti di vista, perché appunto in realtà, come forse qualcuno che magari ha già letto comunque qualcosa sull'argomento, sa, in realtà la condizione della donna è problematica proprio perché in realtà la donna è stata reificata dallo sguardo maschile. Quindi, visto che questo libro qui analizza proprio un po' questo punto di vista filosofico, ho pensato che potesse essere interessante, però appunto in realtà non è un argomento semplice, è un argomento che comunque potrebbe magari risultare forse troppo accademico, troppo ostico. Comunque selezionerò comunque le parti, diciamo, più interessanti, comunque meno noiose, anche perché comunque in genere questi libri qui scritti con questo stile tendono anche spesso a diciamo a fare tutte delle argomentazioni astratte,
questo sfoggio magari di bravura, di termini, di grecismi, però poi all'atto pratico non danno comunque soluzioni alle questioni della vita di tutti i giorni. E poi anche questo che tra l'altro ho trovato all'usato, l'ho pagato praticamente pochissimi euro, che è un'attrice che io avevo già in realtà trattato, però visto che ho comunque trovato il libro, magari la rivedremo, nel senso rivedremo o approfondiremo comunque i concetti tipici della filosofia di Simone de Beauvoir, che comunque è stato uno dei primi nomi del Novecento a trattare questo discorso di androcentrismo, di sguardo maschile, eccetera, eccetera. Stasera vedremo questo qui, stasera vedremo questo libro, comincerò a leggervi dall'introduzione, poi vedremo anche il primo capitolo, che è un libro stato scritto da più autori, mi pare anche forse 70 autori e autrici diversi, è appunto una raccolta di scritti relativo al periodo pre-cristiano. Quindi l'antichità, quindi un po' diciamo l'eredità che hanno lasciato i greci, che hanno lasciato i romani, poi ovviamente con l'arrivo della civiltà cristiana, quindi della teologia cristiana che comunque all'inizio è comunque partita da quanto poi avevano lasciato i greci, quanto poi comunque aveva lasciato anche spesso il diritto romano, quindi vedremo un po' tutte queste analisi, magari non nel dettaglio, però sicuramente la parte su Aristotele la vedremo. Anche perché poi, appunto, in realtà ci tengo a farlo perché negli ambienti pagani è raro che comunque facciano un discorso di analisi come andrebbe poi fatta al discorso della misoginia di stampo pagano, perché è verissimo che la misoginia di stampo cristiano è stata molto più letale, però è anche vero che molte cose comunque della misoginia cristiana in realtà le hanno prese dal contesto pagano, quindi è giusto comunque ovviamente criticare anche gli autori pagani che comunque avevano detto delle cose diciamo misogine, nel senso io non faccio sconti a nessuno, voglio dire, io se un autore è misogino lo confuto, ecco, lo tratto e lo critico. Quindi non è che perché uno che comunque era pagano, comunque dentro un discorso di divinità femminili, non è che non sia criticabile, anzi, se ha detto comunque delle stupidate misogine, è giusto ovviamente confutarlo, è giusto ovviamente criticarlo. Quindi qui sicuramente vedremo il discorso di Aristotele. Mentre Platone non credo che comunque lo vedremo, vedremo, penso soprattutto Aristotele. Allora direi dopo questa introduzione a questi libri che ho preso, direi di leggervi subito l'introduzione di questo libro. Tra l'altro poi di questo autore, George Dubai, io vi avevo già letto vi avevo già letto quell'analisi alla teologia cristiana, quindi il discorso di Eva e la donna terrena che vi avevo letto diversi mesi fa, avevamo un po' visto questo discorso dei padri della Chiesa, anche della teologia della scolastica medievale, avevamo un po' visto questo confronto tra la donna e Eva, che proprio era un libro scritto da questo autore. Niente, allora direi, dopo questa introduzione, direi appunto di leggervi i passaggi più importanti che ho selezionato da questo libro.